Frati, membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Alessandro Volta, che come al solito ha promosso un ciclo di 4 incontri per questa edizione di Parlario, ma a differenza delle volte precedenti, il presidente Pevrini e il consiglio di amministrazione della Fondazione Volta mi hanno incaricato in accordo con l'organizzazione di Parlario di costruire direttamente un evento e non semplicemente di appoggiare o targare come Fondazione Volta uno dei tanti splendidi eventi che Parlario ospita ormai da quasi 20 anni. E quindi la ragione della mia presenza qui è per dire che la Fondazione Volta ha sempre sostenuto e continuerà a sostenere Parlario anche in futuro. E siccome è la prima volta che la Fondazione Volta organizza in modo autonomo un evento, e siccome sono stato io incaricato di organizzarlo, ritengo giusto spiegare per due minuti perché per la prima volta, perlomeno nei tempi recenti, perché per la prima volta in cui la Fondazione Volta organizza autonomamente un incontro, a me che era stato dato l'incarico di organizzarlo, ho pensato a Mauro e Lorena. Perché pensare a Mauro e Lorena per me come consigliere di amministrazione di quella che è certamente una delle più importanti fondazioni cittadine, se non la più importante, è da ricondursi all'orizzonte strategico che anima il nuovo consiglio di amministrazione della Fondazione Volta, che è entrato in carica un anno fa, cioè cercare di essere una presenza tangibile sul territorio. E per fare questo in ambito culturale dobbiamo avere il coraggio di proporre eventi che siano capaci di suscitare riflessioni non occasionali, ma che siano in grado, abbiano la capacità di scandagliare nel profondo la nostra esistenza personale e sociale. Chi si occupa di scienza e conoscenza, come il collega Tomasetta sa bene, sa che sono le domande a porre la premessa per le risposte. Sono le domande quelle che contano, che orientano il pensiero e la conoscenza, anche a distanza di secoli, e Mauro lo sa meglio di me, forse non c'è nessuna lingua che è meglio dell'ebraico rispetto a questa logica, insomma, da ogni termine, da ogni frase si spalancano universi di senso e quindi altre domande. E dunque con l'incontro odierno la Fondazione Volta ribadisce, in adesione al mandato statutario, la vicinanza al territorio comasco, e lo fa proponendo un incontro stimolante che va dritto al cuore della nostra società, del suo assetto e dei valori veri o presunti sui quali essa si fonda. È stata una scelta questa da parte mia e sorretta, supportata dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione, che in qualche modo è in antitesi con la cultura da salotto televisivo, quindi nessuna cultura consolatoria, nessun protagonismo fine a se stesso, ma appunto, in applicazione di quanto detto prima, avere il coraggio di farsi delle domande. E quando Mauro Miglino parte dall'idea di fare finta che, in realtà si pone delle domande. Il fare finta che di Mauro in realtà non è altro che un altro modo di porsi delle domande. Segue Mauro Miglino e Lorena Forni sa che hanno anche in qualche modo pagato, stanno pagando in termini di vita personale questa scelta che hanno fatto sul piano letterario ed editoriale, nel senso che Mauro e Lorena sono persone che in questa loro avventura letteraria giocano, spendono, mettono in gioco tutta la loro credibilità personale, la loro vita e qualche volta anche la loro salute, insomma. Io sono convinto che i problemi che hai avuto negli ultimi tempi, che hai tuttora, mi diceva Lorena, ultimamente che stanno leggermente migliorando, ma sono convinto che anch'io anch'io sono convinto. Quindi si sta vendicando in questo modo. Dunque l'idea è un po' quella di un incontro di saperi, diritto, antichistica, ma non solo, perché chi segue le pubblicazioni, che si aprono in qualche modo a ventaglio dal libro di Mauro e di Lorena, sa che anche la genetica, la biologia molecolare, la finanza pubblica, la sanità, l'istruzione, il welfare sono implicati nell'approccio che viene fuori da questo libro, il quale naturalmente implica anche delle conseguenze enormi in campo giuridico, politico e sociale. Siamo cioè, di questo libro a mio avviso,
all'origine di un nuovo modo di strutturare il pensiero e di porre delle riflessioni che hanno una natura antropologica molto ampia. Io credo che il problema non sia neanche rispondere alla domanda, o non sia solo rispondere alla domanda gli Elohim sono tanti o sono un solo. Non credo che sia il problema sia solo quello di sapere dire, se Bara voglia dire creare qualcosa dal nulla o trasformare qualcosa che esiste già. E non credo neppure che il problema sia quello relativo alle conseguenze che questo tipo di interpretazione scaturisce in ambito di porta, produce in ambito giuridico, sul testamento biologico, sui temi del fine vita, sulla fecondazione eterologa, sulle unioni civili e quant'altro. Io credo che questo approccio abbia un altro tipo di prometta, insomma, un altro tipo di sviluppo ulteriore. Questo approccio va, a mio avviso, al cuore del meccanismo fondante su cui si è edificata negli ultimi, almeno negli ultimi 2000 anni, quella che noi chiamiamo la civiltà occidentale. Un collega universitario di diritto pubblico dell'Università di Palermo ha scritto un articolo intitolato L'istituzione della paura e la paura dell'istituzione. Ecco, secondo me questo, diciamo così, calembour lessicale linguistico indica in qualche modo un po' l'intreccio perverso che si è strutturato nei millenni e che attraversa non solo la religione ma anche la politica. Chi legge, chi segue Mauro Bichiro nelle leggi e libri sa benissimo che il primo inevitabile effetto della lettura che lui dà dei cosiddetti testi sacri è sulla religione monoteistica basata sulla Bibbia, e questo è inevitabile, giusto e corretto. Ma ad uno sguardo più attento si può cogliere nella evoluzione plurisecolare che anche il potere politico ha sfruttato e impiegato i simboli e i meccanismi introdotti dalla religione e sviluppati dalla teologia per le medesime finalità: paura, controllo, autolegittimazione, in una parola il concetto di istituzione. Io sono convinto che una sorta di tabù psicotropo rimosso sia il fondamento della nostra civiltà. Noi siamo praticamente, questo ci vogliono dire, a mio avviso, gli autori di oggi, drogati e intossicati da una struttura di potere che, come la Matrix dell'omonimo film, replica indefinitamente se stessa, creando l'illusione della realtà o la realtà dell'illusione, la quale Matrix poggia su un testo interpretato, come sappiamo bene, a seconda della convenienza del momento, sempre però in qualche modo con lo scopo di alimentare e mantenere in vita e accrescere la matrice. Insomma, per dirla con un linguaggio filosofico, siamo ancora fermi al mito della caverna di Platone. E finché non avremo percorso a fondo, a mio avviso, la strada che i nostri relatori di oggi ci indicano, la scienza, le arti, le lettere continueranno ad essere un fregio, un ornamento, un chirigoro, una decorazione, poco più di un gioco infantile che, a furia di replicarsi in questo contesto assiologico di valori, ha finito per coprire e oscurare la costruzione originale della quale abbiamo perso ormai anche la memoria e il ricordo. E questo, secondo me, anche questo, secondo me, cioè le prospettive di apertura che questo libro pone, tutto ciò spiega, a mio avviso, le invidie, le difficoltà, l'ironia, l'utopismo, il senso di superiorità, i pregiudizi, le critiche, le minacce, talvolta, insomma, un'ampia gamma di reazioni scatenate da questo tipo di approccio. Stasera quindi abbiamo due relatori che, mettendo in gioco la loro stessa esistenza, vogliono, per questo li ho invitati, vogliono costringerci a fare altrettanto, cioè vogliono costringerci a farci domande spinose, inquietanti e decisive. E non sono per nulla meravigliato del fatto che proprio questi due relatori che vengono con questo approccio, per venire questa sera, abbiano chiesto semplicemente un corso su di sé. E voi dovete sapere, naturalmente non farò nulla, che tutti questi grandi autori da spot televisivo, scienziati, biologi, chiedono dai 2.000-3.000 euro per venire a promuovere i loro libri. Chiudo perché ho già preso troppo tempo. Ho trovato una frase di Heidegger, che non so se è giusta, ma magari il collega bacchetta, però il senso è questo. Ho trovato una frase di Heidegger che dice questo: camminare
nella direzione di ciò che è degno di essere domandato, non è avventura, è un ritorno in patria. Ecco, allora dal mio punto di vista, come studioso, come persona diciamo così, che ha interesse culturale, come docente universitario, come membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Volta, il senso della presenza di Mauro Moreno qui stasera, e di questo vi ringrazio, è proprio in questa fase, perché sono questi libri, sono queste prospettive, sono queste pubblicazioni che ci indicano la strada, il ritorno verso casa, il cammino per riappropriarci in qualche modo, con il prezzo, poi magari parleremo di tutto ciò comporta, per riappropriarci di noi stessi. E di questo appunto vi ringrazio, vi ringrazio. Bene, dopo questa introduzione direi esaustiva e piena di stimoli, in realtà non mi resta che dare la parola ai dottori. Di solito qui a parolare sono io che invito le persone, cioè oggi mi sento un po' ospite della Fondazione Volta, e il mio ruolo sarà prevalentemente quello di organizzare il flusso di parole di questa sera, e quindi vi do un'informazione tecnica. Adesso cominciamo la nostra conversazione, ma siccome siete molti, e tra l'altro mi hanno detto, mi hanno chiamato un po' da tutta Italia per essere qui questa sera, se ci fossero subito delle domande, anche senza aspettare diciamo i canonici 40 o 45 minuti, noi li ascoltiamo, in modo che se viene fuori una conversazione tra noi che siamo qui sul palco e voi, una cosa più articolata e magari più interessante. Detto questo, parliamo di questo libro, La Bibbia non l'ha mai detto, di quei autori appunto che in realtà immagino che conosciate, ma per i pochi che non conoscono sono Mauro Biglino, che è un noto, e come dice anche dentro copertina del libro, noto e controverso studioso della Bibbia, e il libro è controverso e, come dire, io l'ho letto ed è vigorosamente polemico, diciamo. Oltre a Mauro Biglino abbiamo Lorena Forni, che ha scritto insieme a Mauro Biglino questo libro, che insegna, è una giurista, insegna all'Università Bicocca di Milano, e il libro è appunto una composizione delle competenze e degli interessi dei due autori. E verte, come recita il sottotitolo, sulle leggi di Dio e le leggi degli uomini, sul fatto che la legge di Dio non deve diventare la legge degli uomini. Come prima domanda volevo chiedere a Lorena Forni come è nato questo libro, visto che è scritto in due, voi siete conosciuti, come avete pensato di scriverlo? Bene, grazie della domanda e grazie a tutti i presenti per la pazienza e il piacere, insomma, di ritrovarci e di essere venuti ad ascoltarci. In effetti il tema di Parolario di quest'anno è la curiosità. Allora forse dai, svegliamone subito una di curiosità sul libro, come è nato. Io conoscevo Mauro da diverso tempo, nel senso che lo seguivo a distanza e mi piaceva molto, trovavo il suo metodo molto rigoroso, molto scientifico, trovavo il suo modo di studiare, di approcciare molto interessante, aveva un bel modo di porsi alle platee, era molto chiaro, era molto diretto, era molto didattico, mi aveva molto incuriosito. E allora, superando un po' una mia timidezza personale, ho detto: senti, ma io provo a scrivere al suo autore, al suo editore, magari mi mette in contatto. Così è stato. Abbiamo iniziato a sentirci via Skype dicendo: senti Mauro, io mi occupo di queste cose, io sono una giurista bioeticista, mi occupo dell'analisi della normativa esistente o auspicabilmente da introdursi sulle questioni che riguardano la cura del corpo e i rapporti tra la corporeità e l'avanzamento biomedico. Quindi sono una giurista bioeticista in questo senso, che si occupa delle questioni etico-giuridiche sollevate dalla pratica clinica, sollevate dalle possibilità della medicina. E mi aveva molto colpito il rigore del suo studio, del suo metodo, in questa traduzione letterale, quindi dichiaratamente una strada, quella senza altri tipi di influenze, e mi piaceva molto leggere e scoprire
i risultati di queste sue ricerche, che portavano, per esempio, una luce molto nuova e vigorosamente polemica, mi piace questa espressione che è stata usata, se messa a confronto con quello che moltissimi miei colleghi facevano e fanno tuttora, cioè dei giuristi o filosofi bioeticisti che dicono che certe leggi dello Stato italiano, ma loro auspicabilmente si aspetterebbero di qualunque normazione in qualunque Stato, dovrebbero seguire la parola di Dio, dando per scontato che la parola di Dio sia la parola della Bibbia, dando per scontato che la Bibbia, come la conosciamo, è esattamente come è scritta. Capirete bene che chiunque di voi abbia letto due righe dei lavori di Mauro ci si accorge subito che ci sono grandi fraintendimenti, per essere molto eleganti, per non dire grandi manipolazioni, grandi scambi voluti di significati. Scambi voluti di significati o manipolazioni nelle quali chi traduce letteralmente è colui che sbaglia e nell'errore, e chi invece propone significati del tutto fantasiosi, il più delle volte, non attinenti al rispetto dovuto a uno dei testi più venduti e stampati, cioè la Bibbia, si dovrebbe invece. E dicevo, sovrapposizioni di traduzioni fantasiose che portano poi a fare scelte normative in senso lato e legislative in senso stretto, che per la verità con quel testo a ben guardare niente hanno a che fare. Insomma, da questi nostri scambi, a un certo punto Mauro mi dice: senti, ma che ne dici se lo scriviamo insieme? Io ho aperto gli occhi come se fosse una sorpresa, mi ha molto sorpreso. È stata una risposta difficile la mia, perché d'impulso l'entusiasmo era tantissimo. E poi però uno si deve anche confrontare con i problemi pratico-operativi, con la vita di tutti i giorni di chi insegna degli studenti e a cui magari può anche essere minacciato di togliere il corso. Che fai se, come dire, ti fai portatore o portatrice di certi contenuti, soprattutto magari, se ti leghi a un personaggio simile. Ecco, quindi insomma è stata una scommessa, è stata una scommessa solitaria, perché diciamolo, non è che ci siano state molti appoggi o molti apprezzamenti da parte, a parte l'amico e collega Marco Migliorini e molti altri, per la verità, ma diciamo insomma nel mio ambiente immediato l'atteggiamento più diffuso è stata la noncuranza o l'indifferenza, e già così va molto bene, è già così. Allora, se ti interrompo, ma è stato più facile portarvi a parolario che in giro per le università italiane, diciamo la verità. È così. Io dico perché tu sei una collega universitaria, quindi quando io prima dicevo che avete dovuto mettere in gioco la vostra esistenza, la vostra credibilità, mi riferivo ovviamente a quanto ti riguarda proprio a questo. Non importa, sono una donna adulta, faccio le mie scelte consapevoli e sono invece molto orgogliosa e fiera del lavoro che abbiamo fatto insieme io e Mauro, perché è un lavoro, se volete, anche del tutto curioso e originale, pensato per delle persone che hanno piacere di aprirsi a nuovi significati, a nuove prospettive, di riflettere un po' su alcune questioni che non sono banali, che non sono questioni che magari riguardano sì la vita quotidiana, ma sulle quali magari quotidianamente non siamo portati a riflettere. E credo che tutto sommato sia un lavoro fatto con rigore, fatto bene, che ci ha divertito nel farlo e che speriamo possa suscitare in voi la curiosità di leggerlo e di, insomma, apprezzarlo. Magari a Mauro, sì. Sì, intanto grazie, ovviamente, grazie a voi che siete qui. Se ogni tanto mi vedete con gli occhi chiusi non è perché mi sto annoiando, o sto dormendo, è perché ho dei problemi oggettivi, quindi non preoccupatevi. Allora, c'è una curiosità che così mi è stata richiamata dalle parole di Marco. Quando Marco ha detto che siamo tenuti, no, all'interno, intanto vabbè, confermo tutto quello che ha detto Lorena sull'origine di questo libro, è venuto effettivamente così. E molto contenti di averlo fatto, anche se ci è stato detto in tutti i modi possibili che di questo libro è meglio non parlare.
anzi, bisognerebbe proprio non parlare. Ci è proprio stato detto. Quindi diciamo che in questo caso soprattutto la vera coraggiosa è lei, perché io ormai, ma insomma lei è dentro il mondo accademico, quindi la vera coraggiosa è lei. Marco a un certo punto ci ha detto, no, che c'è un sistema che ci tiene sotto una matrix, per cui noi non dobbiamo conoscere la verità delle cose, ma dobbiamo conoscere ciò che ci viene rappresentato in superficie. Sto un po' parafrasando, ovviamente. Bene, la curiosità sta in questo fatto anche, che noi non dobbiamo pensare che questo stia succedendo a noi adesso nei tempi moderni, o meglio, che stia succedendo solo a noi adesso nei tempi moderni. Dunque al Salone del Libro ho fatto una conferenza con il professor Di Freddi. Alla fine di quella conferenza ho proiettato insomma alcune immagini e si è scatenato un putiferio da parte degli egittologi. Vabbè, ho detto delle cose che a loro non piacciono, ma ormai sono abituato, quindi non è un problema, e quindi mi sono fatto qualche centinaio di nemici in più, ma tanto non mi cambia più la vita ormai, tanto insomma la salute è quella che poi non devo far carriera, quindi esattamente io devo rispondere alle persone come voi, cioè del rispondere della mia onestà intellettuale a persone come voi e basta, finito, cioè nessuno che possa decidere di me niente. Bene, e si è scatenato questo putiferio, e quindi andando ad approfondire queste cose, adesso non entro nel merito dei contenuti, ma sono arrivato a leggere per esempio degli studi dell'Università di Chicago proprio in relazione al tema che ho trattato lì alla fine, proiettando quelle immagini del Tempio di Luxor, dove in questo studio dell'Università di Chicago si dice chiaramente che il livello di inganno a cui è stato sottoposto il popolo egizio antico era tale per cui ad un certo punto neppure più gli egizi sapevano che cosa veramente si faceva nel Tempio di Luxor. Quindi il problema che hanno anche gli egittologi moderni di interpretare dei disegni, perché poi di questo si tratta, non è soltanto un problema moderno, ma è un problema che a un certo punto, e qui veramente ci riferiamo a qualcosa che avveniva poco più di 2000 anni fa, già gli egizi di poco più di 2000 anni fa non sapevano più qual era il vero significato dei geroglifici scritti su quelle pareti della purificazione del Tempio di Luxor. Non lo sapevano più. Perché? Perché, lo cito spesso nelle conferenze, questa è un'altra curiosità appunto, Eusebio di Cesarea, che cita Filone di Biblos, il quale cita un sacerdote fenicio che si chiamava Sancuniaton, che nel 1200 a.C. diceva che le caste sacerdotali avevano iniziato a coprire i racconti veri di un velo, anzi di coperte più che un velo, di allegorie, di simbologia, di metafore, per creare il mistero in modo che il popolo non conoscesse più qual era la verità concreta delle cose che venivano raccontate. Quindi noi siamo vittime, ma vittime, e questo essere vittime lo condividiamo con questi personaggi che erano già vittime, i popoli, che erano già vittime 4.000 anni fa, erano vittime dell'inganno. Ma attenzione, non voglio dire che necessariamente quindi quelli che in questo momento ci stanno rappresentando tutti in forma allegorica siano tutti necessariamente e deliberatamente degli ingannatori, cioè che stiano operando tutti necessariamente con il dolo. Assolutamente no. Perché all'interno di certe carriere, diciamo così, ma anche carriere di studio, si viene preparati in un certo modo. E quindi si nasce e si cresce con quella mentalità. Quindi quando io, difatti, ultimamente ho affrontato un po' il tema del metodo e ho detto bisogna affrontare appunto questo problema, no? Proprio perché? Perché si fa in modo che non ci si ponga delle domande, che è l'elemento fondamentale a cui faceva riferimento Marco prima. Cioè non bisogna porsi delle domande perché? Perché ci sono le persone che sanno, quindi se vuoi sapere qualcosa in relazione a quel tema vai da loro. È un po' come dire, vuoi sapere qualcosa della Bibbia? Vai dai teologi naturalmente. Eh no, non è più così,
non è più così. Vuoi sapere qualcosa in relazione a certe raffigurazioni egizie? Vai dagli egittologi. Io non ce la faccio più. Abbiate pazienza, ho bisogno di sentire altri. Perché i racconti che mi stanno facendo, ho degli incontri ultimamente con docenti del Politecnico di Torino, che poi parleranno, eccetera, sono immensamente più concreti, immensamente più convincenti, immensamente più dotati di senso di tutte le fantasie che mi sento raccontare e che provengono appunto da questa matrix. Ma ripeto, non necessariamente quelli che mi raccontano quelle fantasie sono nel dolo, cioè nella volontà di ingannarmi. Lo pensano veramente che le cose stiano così. È chi ragiona con la testa sua e osserva le cose che dice: ho l'impressione che le cose potrebbero stare anche in un modo diverso da quello che mi viene raccontato. E allora faccio delle domande. O meglio, allora faccio delle ipotesi, in un modo anche provocatorio, perché so bene che, tanto ormai, so bene che reazioni scatenano, ma almeno poi ne discutiamo. Perché altrimenti rimaniamo a interpretazioni o a chiavi di lettura che sono così ferme da decine e decine di anni, per non dire da secoli, perché tanto sono quelle. No, bisogna pensare che potrebbero non essere quelle, soprattutto nel momento in cui veniamo a sapere che l'inganno è partito almeno nel 1200 avanti Cristo, cioè siamo a 3200 anni fa. Già era partito l'inganno deliberato, in modo che ciò che era realtà diventasse fantasia e ciò che era fantasia, cioè allegoria, eccetera, diventasse la realtà alla quale il popolo si doveva adeguare. Ecco, bisogna avere queste curiosità per superare questa impasse. Suppongo che ci potrebbero essere degli interventi già adesso, ma posticipiamo di qualche minuto, perché queste, come dire, erano delle considerazioni generali, non vorrei dire metodologiche, ma sono sulla nascita del libro. Il libro è pieno di cose, quindi non possiamo parlare di tutte in un quarto, però volevo, come dire, entrare direttamente, come si dice nel gergo calcistico, a gamba tesa, su un tema tra i tanti che di cui potremmo parlare, e sto leggendo un box che si chiama Fu vera creazione, dove Mauro Biglino cita un passo di Lorena Forni in cui si dice che la teologia considera l'uomo creatura di Dio all'interno della natura, secondo fini e valori iscritti tanto nel cuore umano quanto nel contesto naturale che lo circonda. E poi la citazione va avanti. Naturalmente appunto il box in questione si chiama Fu vera creazione, e quindi volevo invitare sia Lorena Forni che Mauro Biglino a rispondere a questa domanda, insomma, ognuno quanto riguarda le sue competenze. Fu vera creazione. Dico io due parole, e ovviamente io non ho la competenza di traduttrice o di analisi testuale, ma perché abbiamo pensato anche a questo box sulla Fu vera creazione. Perché pensare alla Bibbia in rapporto col mondo del diritto per molti può significare, per molti fruitori della Bibbia educati in un certo modo, per molti analisti, nel senso di linguisti, filosofi, teologi, giuristi, bioeticisti, significa considerare soprattutto la parte antico testamentaria e soprattutto proprio la prima parte, la Genesi, i primi versetti, non solo descrittivi che raccontano come sono stati fatti i monti, le valli, i fiumi e come sarebbero stati fatti l'uomo e la donna, ma al tempo stesso si dice che nella creazione, essendo un atto poetico ispirato solo dall'amore assoluto di Dio, ci sarebbero dentro tutte le cose della creazione e quindi anche dentro i nostri corpi, dentro di noi, non solo nella natura, ma in quell'espressione un po' fumosa della natura umana,
ci sarebbero ovviamente non solo le nostre caratteristiche biologiche, come siamo fatti, il DNA, eccetera, ma anche i valori e i disvalori, traduco, ciò che è bene fare e ciò che è male astenersi dal fare, non solo per seguire una via che conduca ad una vita moralmente retta, ma che sono la via maestra anche per il diritto, quindi il diritto che guarda agli uomini, alle donne, alla natura umana, oltre che alla natura, e che lì ci dovrebbe cogliere ciò che è bene prescrivere nelle regole e ciò che è male e dunque vietare o tenersi lontano dal disciplinare, dal normare. So che può essere a molti apparire, sentire questo discorso può sembrare, può apparire molto curioso, molto strano, però guardate che ci sono solide tradizioni che ancora oggi ritengono che ci siano valori da sempre e per sempre iscritti uguali, che noi riusciamo a cogliere tutti nello stesso modo con i potenti canali razionali dell'intuizione e della deduzione iscritti dentro di noi, perché noi siamo l'ultimo prodotto, il prodotto più alto di quell'atto d'amore poetico totalmente ispirato da gratuità che è la creazione divina. Ora, chi vuole credere sul piano della fede a questo, benissimo, nulla questo. Ma chi si fa delle domande e prima di credere o non credere, si pone la questione e si domanda, ma davvero la lingua di Dio dice quelle cose? Cosa c'è scritto davvero nella lingua ebraica? Siamo davvero il prodotto, le donne in particolare, l'ultimo prodotto della creazione, il prodotto sommo, alto, l'ultimo, prodotto d'amore ispirato? O forse è possibile accostare a quella che tradizionalmente è la rappresentazione, il racconto non solo descrittivo ma anche prescrittivo di come siamo, dobbiamo comportarci e quali regole ci dobbiamo dare, davvero è scritto lì? Davvero nella lingua ebraica c'è questo? Io non potevo che formulare la domanda e per la risposta, ovviamente, una volta individuata la strada, ho trovato un pregevolissimo compagno di viaggio. Allora, fu vera creazione? La risposta qui è chiara, univoca. No. No. Cioè, il concetto di creazione, così come lo intendiamo noi, nella Bibbia non c'è, non esiste. Non esiste neppure il verbo. Il concetto di creare dal nulla non c'è. Non è questione di interpretazione. Non c'è. Punto. Finito. Il verbo bara ha dei significati precisi. Nel libro sono riportati tutti e 32-33 le volte in cui è bara significa addirittura tagliare degli alberi su un versante di una collina per renderlo edificabile. Capite che non c'entra assolutamente nulla, non fu vera creazione. Lorena giustamente diceva, noi poi siamo ovviamente abituati a pensare, perché così ci è stato detto, che noi siamo il vertice della creazione, no? Allora pensiamo ad una cosa drammatica, perché è veramente drammatica, se fossimo nelle mani di un Dio di amore, come la catena alimentare. La catena alimentare è un qualcosa all'interno del quale milioni di... Lasciamo stare gli uomini che teoricamente possono decidere, no? Ma parliamo degli animali. Milioni di individui per sopravvivere sono costretti a provocare sofferenze, terrore e morte in milioni di altri individui. Ora, un Dio d'amore può immaginare una roba del genere? Un Dio d'amore inventa delle creature, se vuole, che infilano un dito per terra, stanno 2 secondi, oppure fanno così e si ricaricano di tutta l'energia di cui hanno bisogno. Non ci sarebbe bisogno di uccidere nessun altro. Bene, questo è il primo passo. Il secondo passo, l'uomo è al vertice, e quindi l'uomo è al vertice anche della catena alimentare. Ma ci avete mai riflettuto? L'uomo era, adesso noi ci siamo emancipati, dentro la catena alimentare. L'uomo era un elemento mangiabile nella catena alimentare. Quando Dio si fa per dire creato, l'uomo era mangiabile. E quindi mi immagino questo Dio che dopo aver creato l'uomo gli dice, senti,
Mi sono sbagliato, lo dico in piemontese, un cicinin, mi sono sbagliato un po'. È che purtroppo tu ti ho messo lì e tu sei mangiabile. Sappi che ci sono le fiere, i rapaci, i tuoi cucciolotti, se tu lo lasci lì per terra, arrivano le formiche e te lo mangiano vivo, capisci? Perché tu sei mangiabile come tutti gli altri. Cioè neppure al vertice della catena alimentare siamo stati messi, ma siamo stati messi. Ci siamo evoluti così fino a un certo punto, poi quando ci hanno fabbricati, trasformandoci in sapiens, allora lì abbiamo cominciato a emanciparci, un pochettino di più, ma fino a quel momento noi siamo parte della catena alimentare. Cioè se noi abbandoniamo lì un cucciolo, adesso vabbè la natura è quella che è, soprattutto in certe nazioni o in certi luoghi, ma se noi andiamo in un posto dove la natura è quella vera, non quella disneyana alla quale noi siamo abituati, per cui ci piace andare nel parco dove c'è lo scoiattolino che squittisce, il daino, il bambi, cioè, la natura quella vera, quella che fa sì che quando in Trentino arriva un orso tutti sono terrorizzati, ma quella lì è la natura, non quella dei parchi cittadini, che è la natura di Walt Disney. Ecco, se noi andiamo nella natura vera e partoriamo un bambino e lo lasciamo lì, dopo 3 ore ce l'ha mangiato qualcuno, perché noi facciamo parte della catena alimentare, perché Dio, quel Dio lì ci ha creati ci ha creati mangiabili. Ma anche su queste cose qui dobbiamo riflettere, perché ci aiutano a capire che chi ci ha fatto si è posto un unico problema, quello di farci in modo da poterci utilizzare. Punto. Tutto il resto erano semmai conseguenze non previste o conseguenze non evitabili e che comunque andavano messe in conto. Finito, basta. Il discorso appunto a cui faceva riferimento Lorena, l'atto poetico della creazione, ma leggete la Bibbia per cortesia. C'è una persona, qui in prima fila, che mi ha chiesto di scrivere una cosa sulla Bibbia e l'ho scritta. Cioè, se volete farvi un piacere, leggetela la Bibbia e poi ditemi dove trovate l'atto poetico di Dio della creazione, ma per cortesia ditemelo. Cioè, fatemi vedere il versetto, fatemelo vedere, ve lo chiedo per cortesia. Se trovate il versetto dove si parla dell'amore incondizionato di questo Dio, di questo Yahweh per l'umanità, fatemelo vedere per cortesia. Fatemelo vedere. Perché io non l'ho trovato. Capite? Non l'ho trovato. Diciamo che sono un cattivo lettore della Bibbia, ma e mi è sfuggito. Ma se lo trovate, vero, è vero, non quelli poi interpretati in ama, perché sapete nel Levitico c'è scritto ama il prossimo tuo, certo. Poi vai a vedere bene, 2 passi dopo, cosa dice del prossimo. Il prossimo è il tuo vicino di tenda, cioè l'appartenente al tuo clan. Perché tu, a tutti gli altri, compresi i parenti, che avevano semplicemente il torto, e di questo anche nel libro si parla, il torto di appartenere a dei clan tribali diversi, o si adattavano o andavano sterminati. Ma erano tutti ebrei, capite? Tutti ebrei. Il primo grande storicamente documentato antisemita della storia è Yahweh. Lo dico col coraggio di dirlo, un antisemita, perché ordinava lo sterminio di ebrei, parenti diretti della famiglia di Israele. Ma queste cose qui bisogna dirle, ma bisogna dirle perché sono scritte nella Bibbia, non perché qualcuno se le inventa. È che poi nessuno ce le spiega e la Bibbia noi la sappiamo bene, non la leggiamo. Ovviamente, no, perché se la leggessimo, beh, sarebbe tutto semplice, tutto lineare. Guardate, anche se la si legge nelle traduzioni, ma comunque uno alla fine la capisce. Anche se la si legge nelle traduzioni falsate. E si capisce che questa roba della creazione non c'è, proprio non c'è. Tutto hanno fatto quelli lì, meno che creare. Sono intervenuti, hanno modificato per ottenere un risultato che fosse per loro funzionale. Punto. Così ha funzionato. Così noi siamo. Eravamo un recinto di animali, adesso siamo tanti recinti che devono essere tenuti ben separati gli uni dagli altri, anzi fatti combattere gli uni contro gli altri perché almeno ci tengono così bene sotto controllo. La Matrix. Assolutamente dobbiamo credere vere alle cose che ci vengono dette e se vogliamo una spiegazione su quel libro lì la dobbiamo chiedere ai teologi, cioè a quelli che ci raccontano quelle cose lì. Ma se noi leggiamo quel libro ci accorgiamo che gli ultimi ai quali dobbiamo chiedere delle spiegazioni sono proprio loro.
non le mani alzate, direi che possiamo cominciare se il microfono sta. Quarta fila e quinta. Adesso arriva il microfono, se non lo sentiamo. Dovrebbe arrivare. Ecco qui. No, no, guardi, non si sente proprio questo microfono. Eccolo qui, arriva. Prego. Il microfono mi blocca un attimino, non sono abituata. Buonasera a tutti, mi chiamo Marta, sono una persona molto curiosa e mi sono fatta da sempre molte domande, tant'è che a 20 anni io ho lasciato il mio paese, che è l'Italia, e mi sono trasferita in Israele, dove ho vissuto per 12 anni, proprio per approfondire quello che mi veniva detto a casa mia, in Italia, che riguardava la Bibbia occidentale. In Israele io ho avuto modo di conoscere la Bibbia, l'unica, penso che adesso poi comunque mi interessi, che è l'Antico Testamento. E come dice lei, giustamente, ma anche quello che dicono, perché quello che lei, la domanda intanto era, noi parliamo quindi di teologi e di Bibbia occidentale, perché assolutamente, ok, allora già mi ha risposto a tutte le domande, perché io chiaramente, avendo studiato là e avendo sentito là, ecco, la persona come lei, cioè sono in pochi, credo che ormai anche loro stessi, cioè Dio non è buono, ci sono delle regole, una Bibbia, un libro che serve per capire quello che è giusto fare per una vita anche più sana, e nessuno ha mai scritto che Dio è buono, eccetera eccetera. Quindi la traduzione proprio della Bibbia, cioè la Bibbia che andrebbe letta è quella ebraica, diciamo così. Non solo questo, volevo solo sapere se... Parlo della teologia occidentale, cioè nella fattispecie del cristianesimo, insomma nella fattispecie del cristianesimo. No, la ringrazio di questa conferma, io non ho dubbi sul fatto che la Bibbia, così come la vedono là, è completamente diversa da quella che viene raccontata a noi, tant'è che io le dico onestamente che quando vedo il Papa che va a incontrare il rabbino capo, insomma, Rav Riccardo Di Segni, e si fanno sorrisi e abbracci, cioè io dentro di me veramente ho una contrazione allo stomaco, perché dico non sono d'accordo su niente, niente. Eppure sorrisi e abbracci perché? Perché siccome dipendono dallo stesso libro, poi gli ebrei giustamente dipendono da quel libro lì, perché è il libro loro. No, diciamo giustamente perché comunque è un libro scritto da loro per loro. I cristiani se lo sono preso, no, e l'hanno trasformato poi nella visione del Dio trascendente, del Dio di amore, eccetera. Ma non sono d'accordo su niente. Tra l'altro devo dire che Rav Riccardo Di Segni, negli ultimi anni, sta diventando anche abbastanza esplicito, quando ad esempio più volte dice ma quand'è che i cristiani smetteranno di parlare male dei farisei, visto che tutto il giudaismo è farisaico? Cioè tutto l'ebraismo è scritto dai farisei, ma noi dei farisei abbiamo un concetto negativo. Perché? Perché ci hanno detto che Gesù discuteva con i farisei, quindi Gesù faceva saltare tutto ciò che era l'Antico Testamento per introdurre una... No, Gesù, facendo finta che sia esistito, era uno dei tanti rabbi che, come facevano tutti i rabbi e come fanno tuttora, discutono tra di loro continuamente. Io sto studiando il Talmud nelle traduzioni che fanno gli ebrei pubblicate dalla Giuntina, quindi almeno così sono tranquillo. Diciamo, sono tranquillo anche per quando ne parlo, così nessuno può dire. Ma lì dentro, voglio dire, su ogni versetto della Bibbia ci sono dei pareri di maestri nei secoli totalmente diversi l'uno dall'altro. Cioè non esiste la verità accertata assoluta, no, poi alla fine vabbè si trova un accordo, perché un accordo bisogna trovarlo anche dal punto di vista delle applicazioni pratiche, eccetera. Però in realtà, cioè proprio noi abbiamo una Bibbia qui, e quindi confermo questo, che la teologia occidentale ha costruito per noi, che è totalmente diversa dal concetto che hanno là. Perché là, lo sappiamo, poi l'ebraismo, lo dicono loro stessi, non è una religione, ma è un modo di essere, che è una cosa completamente diversa. Vero? Grazie. Solo una cosa, solo per completezza e per curiosità, insomma. Questi rilievi che ci ha portato Marta questa sera e le precisazioni che Mauro da sempre, da tantissimi anni fa, in tutte le sue conferenze, sono rilievi, peraltro,
oggi di dominio pubblico in quella parte degli studiosi, anche occidentali, teologhe e teologi, per esempio, di una parte delle chiese riformate, di cui Mauro a volte vi ha parlato nelle conferenze. Siccome io gli credo in tutto, ma verifico sempre quello che dice, sempre, perché mi piace andare a capire come si usino poi i riferimenti, le fonti, i materiali. Bene, queste studiose, questi studiosi sostengono esattamente quello che vi ha riconfermato questa sera. Ma voi ne avete mai sentito parlare? Bisogna proprio essere, come dire, dei cultori di nicchia per andare a trovarli. Oppure ci sono dei teologi italiani, cristiano-cattolici, che hanno fatto enormi studi, enormi in termini di pondus, in termini di produzione, in termini di decenni spesi in questa direzione, che per la sconvolgente novità a cui si arriva, per cui non ci sono regole del tipo che intendiamo noi, la traduzione letterale non porta a giustificare certe scelte etiche o normative, non porta nemmeno a supportare, a giustificare certe scelte di traduzione linguistiche, quindi a essere intellettualmente onesti e aver dedicato magari 20, 30 anni, 40 anni di lavoro. Sapete come gli è finita a queste persone? Ho in mente almeno uno. È stato, come dire, caldamente avviato alla vita privata, cioè un sacerdote ormai molto anziano, tuttora vivente, ma quando insegnava nell'Accademia Pontificia è stato messo a tacere perché diceva le cose che Mauro da almeno 9-10 anni va dicendo. Lo diceva ad un uditorio qualificato di persone che conoscevano l'ebraico, ma che dovevano sentire una interpretazione differente e difforme dal testo letterale. C'era un'altra domanda? Me la ascolto. Sì, no, in effetti è più di una domanda. Non sono in grado di disquisire fra la differenza fra quello, fra l'interpretazione di Mauro, ciò che legge la mia vicina di Marta, e quello che invece ci ha detto fino adesso la Chiesa Cattolica. Per cui faccio delle domande un po', mi scuso, ma un po' terra a terra. Lorena, te nel presentare hai detto che ci sono state delle leggi riguardo al tuo specifico campo che sono state fatte in virtù della lettura della Bibbia che ci ha propinato la Chiesa Cattolica. Mi piacerebbe sapere almeno un paio, due, tre di queste leggi e come tu invece le avresti scritte. Un'altra cosa, invece una domanda per Mauro, sulla creazione, sulla falsificazione, che dal 1200 prima di Cristo è nata, no? Ecco, questa falsificazione, no? Nel dire che c'è stata una falsificazione della verità vuol dire che c'è una verità vera. Mi puoi dire su quale cosa è la verità rispetto a che cosa, e se tu conosci questa verità vera? Se tu dici questa verità vera non la conoscessi, cosa cambia il sapere la tua verità o il sapere essere d'accordo con la verità della Chiesa Cattolica? Terza domanda, sulla creazione, no, è perché così almeno poi dopo non ne faccio più perché non sono capace di interrompere, quindi vi dico tutto, poi dopo fate voi quello che volete. Sulla creazione, la creazione non viene da nulla, benissimo, allora mi dica lei dove arrivo. Terza, quarta ed ultima domanda, quali garanzie ci date e mi date per dire che la vostra interpretazione, la vostra lettura, le vostre ricerche siano più autentiche della Chiesa Cattolica? E anche tenendo conto che la Bibbia, qualcuno dei cattolici ha cominciato a leggerla sostanzialmente dagli anni 50 in avanti, dal Concilio Vaticano II in avanti, addirittura hanno smesso i cattolici di leggere la Bibbia perché non hanno nemmeno letto il Concilio Vaticano II, come non hanno letto il Catechismo della Chiesa Cattolica. Per cui voglio dire, questa ignoranza trasversale nel mondo cattolico, no? Alla fine, voglio dire, il conoscere qualcosa in più su un'interpretazione che può essere non certa, cosa cambia nella loro vita? Beh,
cerco di essere molto sintetica. Allora, mi rifiuto perché non posso pensare di dire come io avrei scritto le leggi. Quando mi chiameranno in Parlamento, al momento non lo fanno. Se un giorno, quando avrò 200 anni, mi chiameranno come consulente per il drafting legislativo, molto volentieri. Però posso dire, quindi faccio degli esempi, anche sulla influenza che ha avuto una certa interpretazione del testo biblico in certi orientamenti di giuristi, filosofi e bioeticisti, che è stata poi funzionale alla traduzione in norme di certi contenuti e non di altri. Faccio almeno due esempi. Primo esempio, legge 40 del 2004, la legge sulle norme in materia di procreazione medicalmente assistita. È stata una legge estremamente proibitiva, demolita al 90% dagli interventi della Corte Costituzionale, pensata sulla base di un presupposto non esplicitato, ma assolutamente presente in tutto l'articolato della legge, dell'idea che solo la procreazione naturale fosse buona e fosse quindi da incentivare e agevolare con delle tecniche, certo, artificiali, ma che non vanno poi a mistificare o alterare di molto il cosiddetto processo naturale, vietando per moltissimi anni la procreazione, per esempio, di tipo eterologo. Cosa vuol dire? Spiego subito. Vuol dire che si agevolavano ed erano normate e sono state normate delle tecniche che consentivano a una coppia di un uomo e una donna di poter facilitare l'avvio di una gravidanza attraverso una serie di ausili, qualora il materiale biologico fosse della coppia, dell'uomo e della donna. La fecondazione eterologa ha nella sua definizione il fatto che almeno uno dei due conferitori di gameti sia esterno alla coppia. Questa perché? Perché bisogna preservare. Allora, perché alcuni miei colleghi, alcuni dei quali sono stati presidenti del Comitato Nazionale per la Bioetica, filosofi del diritto, bioeticisti, sono attualmente presidenti del Comitato Nazionale e del Comitato Europeo per la Bioetica, sono autorevolissimi e stati, lo sono stati nel passato, autorevolissimi consulenti di chi redigeva le leggi alla fine degli anni 90 e nei primi anni 2000, aveva, e peraltro ha prodotto moltissimi studi, aveva proprio l'idea che il diritto dovesse fare propri certi contenuti biblicamente orientati sulla base della versione e dei contenuti che della Bibbia abbiamo imparato tutti o ai quali siamo stati tutti formati. Io ho un'educazione cattolica di tipo estremamente rigoroso e ortodosso. Mi fermo qui per non dire tutte le altre cose che ho fatto poi, diciamo, all'interno, insomma, del mio percorso di formazione e di educazione. E quindi è anche per questo che mi ha molto sorpreso invece poi un confronto meno dogmatico ma molto più diretto al testo. Faccio anche il secondo esempio, così tengo fede a quello che ho detto. Tutto il dibattito che c'è, abbiamo avuto la fortuna di avere finalmente, con l'entrata in vigore il 31 gennaio del 2018, della legge numero 219 del 2017, norma in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento, che è una legge snella, organica, solo 8 articoli, che finalmente disciplina a livello legislativo le regole della relazione terapeutica, della relazione di cura, e in particolare disciplina come lecite le volontà non solo dichiarate anticipatamente circa le cure, quando chi vuole naturalmente sottoscriverle, quando saremo incapaci di prendere noi per noi stessi decisioni sugli interventi sul corpo, ma disciplina per esempio anche tutta una serie di opzioni come la desistenza terapeutica o l'accesso alle cure palliative o diciamo il rifiuto di trattamento. Temi che sono stati, almeno da prima del caso Englaro, quindi parliamo della metà degli anni 2000, fino ad oggi, oggetto di enorme dibattito etico, giuridico, filosofico, politico, sociale, bioetico, perché si diceva, no?
bisogna rispettare, perché così è anche scritto nella Bibbia. Qualche mio collega di quelli che dicevo prima dice che ci sono degli imperativi teologici nella Bibbia e ci sono anche degli imperativi biologici che devono essere dal diritto colti e tradotti in norme affinché vi sia vero diritto. Se no abbiamo una forma deteriorata e corrotta dell'esperienza normativa. E uno di questi imperativi in che cosa consisterebbe? Nel mantenere la vita nella sua conformazione naturale fino alla morte naturale, appunto. E quindi, sostanzialmente, ritenendo biasimevole sul piano morale e illecito sul piano giuridico, ogni tipo di intervento volto, per esempio, alla desistenza terapeutica, a quello che può portare all'accanimento terapeutico, non iniziare o sospendere un trattamento se un soggetto nella condizione in cui è decide che non vuole iniziare o non vuole più proseguire in un trattamento. Abbiamo avuto decenni di dibattito su questo, tutti orientati a certe interpretazioni teologicamente, culturalmente connotate a partire da una versione del testo biblico che semplicemente io e Mauro abbiamo messo in discussione. La domanda abbastanza polemica che ci ha fatto anche lei, molto insomma stimolante. Non è che, almeno io rispondo per me, ma penso di poter parlare benissimo anche a nome di Mauro, non è che noi proponiamo la veritas, una verità nuova, ah guardate che voi avete sempre sbagliato, assolutamente no. Guardate che c'è una lettura diversa, c'è un approfondimento critico ulteriore, differente da quelli che vi sono stati somministrati, offerti fino adesso, che è a disposizione. Si propone una linea di argomenti. Noi non abbiamo mai imposto niente a nessuno. Mai abbiamo ritenuto di dover dire, ecco, siamo arrivati noi, adesso signori, fermi tutti, abbiamo la verità in tasca, buonanotte, accomodatevi fuori, perché fino adesso nessuno ha capito niente. Tutto il contrario. Abbiamo imparato moltissimo anche da chi è in una posizione apertamente in opposizione alla nostra. Abbiamo avuto confronti proficui, perché il punto non è avere ragione, il punto è consentire di discutere delle cose, di dibattere, di aprire nuove frontiere, di potersi confrontare liberamente. E senz'altro, lei diceva, dopo gli anni 50, senz'altro appunto dopo il Concilio Vaticano II, questo è possibile. È possibile avere un approccio libero e critico rispetto a un testo. Un testo, dicevamo prima, facciamo due battute io e Mauro, che entrambi non consideriamo sacro, ma consideriamo pieno di rispetto, al quale abbiamo dedicato enorme attenzione e personalmente anche molta riconoscenza, perché ha arricchito moltissimo il mio sapere, ha arricchito moltissimo la mia vita e mi ha dato la possibilità di studiare, scrivere, intraprendere strade e conoscenze che diversamente non avrei potuto fare, ma questo vale per me. E nessuno dei due, con questo libro o con gli altri che sono stati scritti o nei nostri singoli contributi, pensa di elevare la nostra proposta, la nostra riflessione a modello generale di comportamento o di interpretazione. No, si dice guardate che ce ne sono tante di strade di accostamento al testo della Bibbia. Se vuoi capire qualcosa un pochino in più, vuoi fare un passo in più diverso da quelli che hai fatto adesso, ma dai, prova a leggere il nostro libro e poi ne parliamo. Allora, la prima domanda era quella sull'inganno, no? Quindi l'inganno che copre la verità, quindi quale sarebbe questa eventuale verità che sottostà a questo inganno? Quando parlavo appunto di questo sacerdote del 1200 a.C., che era un sacerdote fenicio, ovviamente non si riferiva alla Bibbia, perché la Bibbia non era ancora stata scritta, non c'era neppure la lingua ebraica, figuriamoci. Quindi si riferiva ai testi egizi, no? Ai sacerdoti egizi e ai testi egizi. Perché? Perché anche gli studi che si stanno facendo ora, per esempio sui testi induisti, sui Veda, eccetera, stanno sempre di più rilevando come in origine fossero testi di ordine tecnico-scientifico, non spirituale, e poi spiritualizzati a partire, e questa è una cosa molto curiosa, dal V-IV secolo a.C., cosa che è avvenuta?
contemporaneamente con la Bibbia, con il sacerdozio di Gerusalemme dopo il rientro dall'esilio di Babilonia, è avvenuta in India con la comparsa di Buddha, con la comparsa dell'induismo vissuto e spiegato in un certo modo, con la comparsa del Jainismo, di cui in Occidente non si parla perché insomma è una dottrina che non piace molto, mentre l'induismo è stato molto bene ricondizionato ad uso e consumo degli occidentali. In Cina compaiono Lao Tse e Confucio, cioè contemporaneamente inizia un processo di spiritualizzazione per il quale ciò che prima era racconto concreto diventa in realtà un racconto di ordine che va letto necessariamente in termini spirituali. Quindi quando si parla di possibile verità, io intendo semplicemente, allora proviamo a leggere i testi facendo finta, questo lo dichiaro dal 2010, facendo finta che sia vero ciò che c'è scritto, ma proviamo almeno a leggere ciò che c'è scritto, perché molto spesso ci vengono raccontati addirittura come se quei testi non ci fossero neppure, ma si fanno partire certe elaborazioni di ordine astratto, teorico, simbolico, allegorico, da quei testi. Però poi si fanno dire a quei testi delle cose che quei testi non dicono. Quindi per verità assolutamente relativa, io intendo dire almeno andiamo a vedere che cosa dicono veramente quei testi. Dopodiché, quella è la verità, io questo non lo so, ovviamente, perché sono testi scritti da uomini e ogni uomo che scrive un testo lo scrive con delle finalità precise. Quindi questo vale anche per dire con i libri di storia che si scrivono ai giorni nostri, non è che contengono soltanto le verità, sappiamo bene, insomma. La storia poi è scritta dai vincitori e i vincitori raccontano ciò che a loro interessa raccontare. Poi, la seconda domanda era, in sintesi, prego? Sulla creazione. Sulla creazione, guardi, io le posso dire che, a parte le elaborazioni teologiche, tutti gli studiosi filologi, non teologi, sono d'accordo nel dire che bara non significa creazione, mai da nessuna parte. Io ho dei rapporti con molti ebrei e molti di questi mi dicono, ma guarda che i rabbini, molti rabbini, in relazione a quel termine li fanno addirittura gli stessi esempi che fai tu. Non nel senso che li prendano da me, sia ben chiaro, ma perché sono esempi chiari per far capire cosa significa il termine bara. Per esempio mi diceva all'Università di Bologna, dove si insegnano lingue ebraiche, eccetera, dicono, ma bara, oppure un rabbino, mi diceva un ebreo, dice, beh, è come Michelangelo che prende un blocco di marmo e da quel blocco di marmo crea una scultura. Ok, sono d'accordo. Cioè c'è il blocco di marmo, poi interviene e fa la scultura, e noi diciamo che crea la scultura, ma è quello il concetto di creazione che c'è nella Bibbia, che tra l'altro il termine bara in genere indica proprio l'intervenire per detrazione, cioè togliendo del materiale, cioè addirittura c'è questa, diciamo, questa sfumatura in più. La terza? Ah no, dunque io faccio finta, quindi non posso offrire garanzie, faccio finta. Sa, però le dico questo. Io faccio finta appunto che ciò che c'è scritto nei testi sia vero e dico, se ciò che c'è scritto nei testi è vero, ciò che ne viene fuori è questo mosaico. Tutto lì. Dopodiché io non so se ciò che c'è scritto nei testi sia vero. Le posso però dire una cosa. Che io faccio finta, dichiarandolo esplicitamente dal 2010, quindi mettendomi in gioco, ma documento quanto, cerco di documentare quantomeno ciò che c'è scritto. Tutto ciò che è il pensiero religioso fa finta esattamente come me, ma non sente neppure il bisogno di documentare ciò che dice in funzione di ciò che c'è scritto. Perché si ritiene autore di una verità, si ritiene possessore di una verità che possiede a priori, che possiede per il suo magistero. E quindi non sente neanche il bisogno di documentarla al punto che dice, ma se io te la dimostrassi non sarebbe più fede, quindi non avrebbe più valore. Guardi, è un gioco stupendo. È un gioco stupendo. Io non lo faccio. Io dico, faccio finta che ciò che leggo sia vero, e provo a raccontarvi ciò che mi pare di leggere in quei testi. Dico, poi io non so dove stia la verità.
Dico che se però faccio finta che ciò che leggo sia vero, mi viene fuori un mosaico che ha un senso. Avere un senso non vuol dire necessariamente essere vero, perché una teoria può avere un senso anche senza essere vera, ovviamente, però ha un senso e di sicuro ha molto più senso di ciò che ci viene raccontato. Tutto lì. Ho cercato di essere sintetico per motivi di tempo, perché so che poi dobbiamo lasciare la sala. Allora, andiamo di rispondere in sintesi. Alla prima domanda, facendo finta che questi Elohim, così come si raccontano i popoli di tutti i continenti della Terra, fossero individui arrivati da un'altra parte, come ci racconta anche la tradizione ebraica, ci sono dei rabbini che lo dicono chiaramente, si vedono, penso ad Arye Ben Nun, penso a Lightman, eccetera, che lo dicono chiaramente anche nei filmati che sono su YouTube. Se si arriva da un'altra parte non si è a casa propria, e significa non poter disporre di tutto ciò di cui si dispone a casa propria. Le faccio un esempio. Se noi paracadutiamo o portiamo con degli elicotteri Renzo Piano in mezzo alle tribù della Papua Nuova Guinea e poi ci torniamo dopo 50 anni, non è che ci troviamo dei grattacieli in acciaio e plexiglass. Troveremo semmai delle capanne molto ben fatte, a più piani, eccetera, ma sempre fatte con ciò che ha trovato lì. Ora, in sintesi, se io devo costruire delle macchine, ne devo costruire tante, queste macchine si rompono, devo avere i pezzi di ricambio, devo avere tutta una tecnologia per. Se io mi fabbrico degli schiavi nei confronti dei quali ho un solo obbligo, dargli da mangiare, qui ci sarebbe da fare un discorso sulla nutrizione che è stupendo, su che cosa hanno elaborato per dar da mangiare a quelle persone, a quegli individui, cioè proprio degli alimenti che non sono fatti per i cacciatori che mangiano ogni 2 o 3 giorni quando trovano, ma per individui che devono lavorare molte ore al giorno e che hanno bisogno di un apporto calorico di un certo tipo, eccetera. Allora io cosa faccio? Mi fabbrico degli schiavi di cui non mi importa nulla, perché quando uno schiavo si rompe lo butto via, perché non mi costa un centesimo, non devo fare nulla e quegli schiavi si moltiplicano da soli per conto loro. È la scelta dal punto di vista economico più intelligente che potessero fare, e l'hanno fatta. L'altro discorso è un discorso molto complesso. Lei si riferisce giustamente al fatto che il sistema finanziario che ci governa è quello chiaramente descritto nella Bibbia, cioè quello del debito credito, e su questo non ci sono dubbi. Il discorso però è molto complesso, perché bisogna vedere, e sono studi che sto facendo, se quelli che lo hanno applicato nei secoli sono veramente i discendenti di quelli là o non sono altri che si sono appropriati di quella indicazione lì, si sono appropriati di quella discendenza e la stanno imponendo. Ma questo è un discorso molto delicato, e che magari prima o poi farò anche, ma lo voglio fare in modo molto documentato. Abbiamo 4-5 minuti, abbiamo 2 domande, vi pregherei di essere velocissimi. Grazie. Avrei una curiosità e una domanda. La curiosità era, in una conferenza su YouTube, lei aveva fatto vedere un'immagine, ha fatto mandare mano a mano da una sua amica egittiana che abbiamo mandato a lei, forse si trattava della tomba di Ramses IX, non mi ricordo esattamente cos'era, sì. Solo che nel video non si poteva vedere qual era l'immagine e nessuno ha spiegato cos'era. Questa è la curiosità, se lei avesse possesso, magari se può spiegare di cosa trattasse questa immagine. Okay. E la domanda invece... Avevo sempre questa domanda che non riuscivo a dare una spiegazione. Io ora mi sono messo un parere personale a riguardo. Io ne ho tante domande alle quali non riesco ancora a darmi una spiegazione, quindi non si preoccupi. Riguarda la creazione del primo giorno e il quarto giorno. Quattro giorni. Riguardo che il primo giorno ha diviso luce e tenebre, e nel quarto giorno ha creato il sole.
quindi è una domanda che pone automaticamente come possibile una cosa classica. Perfetto. Io grazie. Raccoglierei. Allora, dunque, la prima parte. Magari raccogliamo tutte le restanti domande. No, perché poi mi dimentico. Dovete aver pazienza, ma ormai sono anzianotto e la memoria. Vabbè, allora la facciamo. Allora, la prima domanda relativa, insomma, a questa immagine che ho fatto vedere, che tornerò a far vedere. È un'immagine che mi ha dato il dottor Paolo Pietrapiana, scattata nella tomba di Ramses IX, un posto dove normalmente non possono entrare i turisti, lui insomma entra in vari posti dove i turisti non entrano, e dove si vede chiaramente uno vestito in un certo modo che ha in testa un casco. Ma non è un'interpretazione. Cioè, se lei mette quell'immagine lì e mette a fianco il casco di Valentino Rossi, sono uguali. Allora io l'ho presentata anche in relazione a, ed ha tra l'altro un collare rinforzato su questo lungo mantello che gli copre tutto. L'ho presentata in relazione a una descrizione biblica che dice che i sacerdoti che entravano dentro la parte più interna dove avvenivano del Tempio, dove c'era l'Arca dell'Alleanza, dove quindi avvenivano cose molto pericolose, i sacerdoti dovevano essere vestiti in un certo modo e avere questo mantello che doveva essere rinforzato sul collo perché non si doveva lacerare. Poi dovevano avere una copertura sul capo con delle lamine, eccetera. E quindi ho detto, vabbè, questa sembra la classica rappresentazione di uno che entra in un posto a rischio, ok? Quando l'ho presentata alla conferenza ad Alessandria, si è alzato un professore, adesso, oddio, Gravelli, adesso non vorrei che si offendesse perché che poi abbiamo mantenuto il contatto, ma adesso in questo momento mi sta sfuggendo, infettivologo che ha due cattedre, e mi ha detto, ma io quella roba lì la vedo tutti i giorni, è ciò che ci mettiamo addosso quando entriamo dentro i laboratori a rischio di infezione batteriologica. Io la vedo tutti i giorni. Per questo dicevo prima che certe cose non le voglio più sentire, cioè non ho più voglia di sentirle spiegare dagli egittologi, ma le voglio sentire spiegare dagli scienziati, dai genetisti, dai biologi, dagli ingegneri, dai fisici. Ho fatto anche vedere la fotografia di che cosa succede a delle particelle subatomiche che entrano nella piramide di Cheope, dicendo che tutte le notti lì dentro ci sono delle equipe di fisici, a marzo c'erano giapponesi e australiani, che mettono delle lastre per fotografare ciò che avviene alle particelle subatomiche che arrivano dal cosmo e entrano dentro la piramide di Cheope, della quale gli egittologi continuano a dirci che era una tomba funeraria. Cioè, cosa che ormai anche i Maus sanno che non lo era. Tant'è che i fisici vanno a vedere che cosa succede alle particelle subatomiche e ho fatto vedere la fotografia, una di queste fotografie, che è straordinaria. Quindi lì ho fatto vedere quella roba lì della tomba di Ramses IX. E quindi è per questo che dico, voglio avere spiegazioni da altri, perché ormai le spiegazioni... Abito rituale. Basta. Cioè, perché uno si mette un casco? Per parlare con un Dio, perché si mette un casco? Per entrare nel tempio di un Dio, perché si deve mettere un casco con visiera? Non esiste. Ho bisogno di spiegazioni di scienziati, uomini di scienza. La seconda... Primo giorno e quarto giorno. Anche qui sintesi. Si parla ovviamente di sistemi di illuminazione diversi. Nel primo giorno si parla chiaramente di sistemi di illuminazione artificiale. Per distinguere, siccome lì hanno impiantato un laboratorio sperimentale nel quale coltivavano in modo sperimentale e lì hanno messo gli Adam, non l'Homo sapiens, gli Adamiti, che come spiego nelle conferenze si chiamavano Adam Afar, che viene tradotto fece l'Adam con la polvere della terra. No, nella Bibbia non c'è scritto fece l'Adam con la polvere. Fece l'Adam Afar, cioè ha fatto l'Adam terra e l'ha messo lì a lavorare, che è una cosa, e non è interpretazione. Non c'è. E se non c'è, non bisogna inserirlo. Quella è una definizione. Quindi lì dentro c'era un sistema di illuminazione artificiale. Se lei prende la Bibbia edita dalla Giuntina, curata dal rabbino Dario Disegni, sotto c'è scritto, proprio nel primo giorno, qui evidentemente non si fa riferimento alla illuminazione naturale.
quindi era artificiale. Cioè hanno impiantato e lì ci hanno descritto e ci parlano anche dell'acqua che arriva dal di sotto, che non c'era nessuno ad irrigare. Cioè ci stanno descrivendo l'attivazione di un laboratorio sperimentale per produrre cibo per i loro lavoratori. Ok? Quindi non c'è contraddizione. Parlano di due sistemi di illuminazione diversi. Tant'è che il rabbino Arye Ben Nun dice, per esempio, che la vita prima era in un altro sistema solare a luce fredda, poi è stata impacchettata come una conserva e portata qui. Rabbino Arye Ben Nun, che tra l'altro mi ha scritto due mail, perché qualcuno gli aveva qualcuno nell'intento di mettermelo contro, perché poi questa era la realtà, perché l'hanno fatto con tutti gli autori che cito, gli scrivono per dire guardi che c'è Biglino che la usa per non permettermeli contro. E invece lui mi ha scritto, mi ha ringraziato per averlo citato, mi ha nominato una persona degli Stati Uniti e mi ha detto guardi che la chiamerà questa persona perché ciò che lei dice deve essere diffuso in America. Quindi per cortesia quando le scriverà questa persona lei gli risponda. Ecco, Rabbino Arye Ben Nun dice questo, la vita era da un'altra parte, sistema solare a luce fredda, quindi probabilmente stava morendo, e quindi è stata impacchettata come una conserva e portata qui. La prima luce che Dio ci diede non è accecante. La gente la può guardare direttamente alla fonte, come se fosse il sole, e non si accecano. È una luce fredda. Quando Dio ha creato questo mondo, dopo 310 mondi che ha creato nei suoi cieli, nei settimi cieli, quando ha creato questo mondo, ha creato anche degli animali che li conosciamo come dinosauri, eccetera, eccetera, in questo mondo con questa luce fredda da lui. Dopo Dio ha imballato la Terra come se fosse una conserva, l'ha trasportata su questa galassia intorno al Sole. Il Sole invece, Yehi Or, va Yehi Or, sia luce, e luce fu, è la seconda luce che è calore. Calore, gli animali, tutti quegli animali che erano sopra da lui con la prima luce fredda, che non erano così sviluppati, ma per fare bimbi mettevano le uova, con calore del sole sono asciugati, sono spariti. È semplice. Ma questa luce bella, fredda e forte, molta gente l'ha vista, che dice io stavo per morire, sono entrato in un tunnel, arrivato alla fine del tunnel c'era una luce fortissima che l'ho guardata direttamente e non mi bruciava gli occhi. Mi fai aggiungere solo una, solo ad integrazione una curiosità piccolissima su questo discorso dei primi giorni della creazione. L'anno scorso, proprio in questi giorni, presentavo a Catanzaro un paper tratto dal nostro libro in un altro convegno che si occupava di diritto e letteratura. Io consideravo la Bibbia un testo di letteratura estremamente interessante sul quale appunto ho proposto un intervento. Ho parlato a quattro occhi con un mio collega francese che si chiama Jacques Gilbert, che è professore di letteratura generale comparata nella facoltà di lingue e civilizzazioni straniere all'Università di Nantes, e mi ha detto, ma sai che quello che voi avete scritto è davvero interessante? Perché io lo sostengo da sempre, che la creazione, i primi giorni della